Video recensione dedicata a Paroliamo, questa è la versione pro. Il titolo rientra nella categoria dei puzzle game rompicapo, dove dovremo andare a trovare più parole valide in una lista appunto di parole attive, in che modo? Andandole a tracciare con un dito. Due modalità di gioco, partita a tempo, partita a completamento, dopo le vediamo. Tasto riprendi ci permetterà appunto di riprendere la partita nel momento in cui l'abbiamo interrotta, però la durata non doveva essere inferiore ai 10 secondi. Voce punteggi, praticamente ci riporta tutte le statistiche totali delle nostre partite più quelle individuali della modalità tempo e della modalità completamento. Voce opzioni, praticamente avremo la lista delle parole italiano, inglese o comuni d'Italia, le informazioni sulla lista delle parole, poi la lunghezza minima e quindi delle lettere che dovremo andare a cercare, quindi dovrà essere almeno di minimo 4 lettere, minimo 5, minimo 6 o minimo 7 lettere. La dimensione del quadro di gioco, 4x4, 5x5 o 6x6. E l'orientamento casuale, attivo o meno, e appunto gli effetti sonori attivi o disattivi. Poi abbiamo la voce regole, che praticamente ci spiega sia lo scopo del gioco che il punteggio di base che vengono date alle varie parole quando le indoviniamo, e sia informazioni sulle due modalità, tempo e completamento. Quindi si spiegherà nel mio dettaglio come funziona il punteggio assegnato alle parole. E poi la voce informazioni, con appunto tutte le informazioni sul programma. Dicevamo, due modalità di gioco, partita a tempo e partita a completamento. Nella partita a tempo sarà premiata bravura e velocità nell'individuare le parole valide in un determinato tempo. Partita a completamento, invece, non abbiamo limiti di tempo, quindi ci potremo divertire a cercare più parole possibili. Vediamo qualche secondo di una partita a tempo. Come abbiamo detto, quindi, il riquadro è 4x4 e le parole che dobbiamo andare a cercare devono avere una lunghezza minima di 4 lettere. Ad esempio, se noi andiamo a cercare una parola, vediamo. Eccolo qui, posti, 5 lettere, ovviamente è andata bene perché è superiore alle 4, e poi una parola valida. Cosa molto carina è la ricerca integrata su internet del significato delle parole. Cliccando sulla parola ci si aprirà un menu dove potremo appunto, tra le voci a disposizione, andare a trovare il significato della parola nell'eventualità non lo conoscessimo. Torniamo indietro. Quindi il gioco si presenta molto semplice e molto intuitivo nell'utilizzo, è un vero e ottimo passatempo e vi consiglio di provarlo. Alla prossima!